Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, buon anno, scusate, io ho la voce ancora un pochino reduce dal malanno che ho avuto poco fa, sono in ripresa, quindi a parte questa piccola nota. Oggi vi voglio parlare di un argomento per me molto importante, ovvero della costanza, della differenza tra la costanza e la coerenza, soprattutto per quel che riguarda lo sport. Questo concetto potrebbe essere riportato a tantissimi altri argomenti, come alle scelte alimentari, come alle scelte lavorative, relazionali, eccetera. Ma in particolare vi voglio parlare dell'ambito sportivo perché è qualcosa che mette spesso in crisi molte persone che si rivolgono a me. Il concetto di coerenza, secondo me, può avere una sua importanza, ma viene decisamente sopravvalutato. La coerenza ha importanza soprattutto quando noi parliamo di obiettivi, ovvero se noi vogliamo raggiungere un obiettivo e conosciamo la strada da percorrere per raggiungerli, ovviamente dovremmo essere coerenti con le nostre azioni per il raggiungimento dell'obiettivo, a patto che quello sia ovviamente un obiettivo ben formulato, un obiettivo di cui siamo sicuri, un obiettivo che realmente desideriamo. E questo sarebbe già, diciamo, aprire un altro argomento, perché molte persone formulano degli obiettivi in base a stimoli esterni, in base a idee che magari non gli appartengono fino in fondo, e quindi gli obiettivi andrebbero comunque sempre riformulati nel tempo, nel momento in cui vediamo che non riusciamo ad essere coerenti nelle nostre azioni per il raggiungimento di un obiettivo. Ma ovviamente bisogna in questo caso considerare innanzitutto se il percorso che abbiamo formulato, quindi la strategia che noi abbiamo per raggiungere l'obiettivo, è una strategia adeguata a noi, perché noi potremmo anche pensare, tante persone per esempio si mettono a dieta, vogliono perdere peso, non riescono a seguire quel piano e pensano di essere delle persone inconcludenti, incoerenti, eccetera, eccetera, mentre invece magari devono cambiare metodologia, magari quello è un approccio poco sostenibile. Per effettivamente vedere se è normale che poi per raggiungere un obiettivo ovviamente ci voglia anche un minimo di disciplina, perché altrimenti se noi cerchiamo la situazione perfetta, dove sia nell'azione che compiamo e sia rispetto all'obiettivo che noi vogliamo raggiungere stiamo sempre bene, sempre carichi, siamo sempre motivati al 100%, sai, quelle cose che dicono puoi mangiare tutto quello che vuoi, quanto vuoi, quando vuoi, il metodo incredibile, la nuova dieta, quelle sono cavolate. È normale che, come nella vita, come in qualsiasi cosa, ci possono essere degli alti e bassi, ma l'importante è che noi vediamo che comunque possiamo sostenere a lungo termine un approccio. Quindi, innanzitutto, appunto, formulare un obiettivo e formulare una strategia per raggiungere l'obiettivo. Nel momento in cui, appunto, noi vediamo che dopo un tempo bisogna cercare di darsi un tempo, che possa essere 2, 3, 4, 6 settimane, diciamo 1, 2 mesi massimo. Vediamo che magari non riusciamo, che abbiamo troppe difficoltà, che abbiamo dei forti alti e bassi, allora quello forse è il momento di domandarci se la strategia è adeguata o se l'obiettivo è veramente importante per noi o se magari il momento può essere giusto o sbagliato. Ok, chiusa questa parentesi, questo è un argomento che verrà trattato in un altro video appositamente dedicato, io vorrei parlarvi più che altro appunto della coerenza nello sport. Coerenza e costanza. Ora sappiamo che allenarci è importante per veramente una grande quantità di ragioni. Innanzitutto, proprio per le stesse persone che si mettono a dieta e che vogliono cambiare, migliorare la forma fisica, è, diciamo, qualcosa che non può essere considerato un'opzione. L'allenamento, lo sport, il movimento in tutte, diciamo, le sue forme deve essere è la base di un buono stato di salute, di una buona forma fisica e sicuramente è molto diverso mettersi semplicemente a dieta o mettersi a dieta e allenarsi, perché l'allenamento ci aiuta innanzitutto a migliorare l'umore, a migliorare la nostra autostima, a migliorare la composizione corporea, perché dimagrire
semplicemente perdendo peso o dimagrire perdendo grasso e mantenendo la massa magra ha un effetto estetico molto diverso. Ora, un grande problema è che, come nelle diete, come nell'allenamento, come nella politica o nella religione, nel mondo del fitness ci sono dei credo, diciamo, dei dogmi che spesso vengono poi riversati dai tecnici, tra virgolette, alle persone che dovrebbero essere gli utenti. Quindi il metodo migliore, quindi lo sport che devi fare per raggiungere quell'obiettivo, eccetera, eccetera. Questo può essere vero in parte, nel senso che ci sono delle regole della fisiologia, dell'anatomia, delle regole base, ovviamente, che più o meno andrebbero seguite per quel che riguarda l'allenamento, quindi una tecnica corretta, riscaldamento, mobilità, bla bla bla, però come per gli approcci alimentari, anche negli approcci allenamentistici non è detto che se la tua anatomia corrisponde a determinati canoni tu debba essere necessariamente costretta a fare un determinato sport. Non solo. Una cosa che viene totalmente sottovalutata è intanto la varietà di sport esistenti e secondo il fatto che prima ancora della tecnica adatta, prima ancora dell'approccio esatto per quella persona, perché sulla carta ha quei dati, pesa tot, è alta tot, eccetera, c'è la costanza, che è molto più importante della coerenza. Ti spiego un attimo meglio. Come dicevo all'inizio, la coerenza delle azioni con il proprio obiettivo è molto importante, ma essere coerenti per principio, quindi l'idea che per esempio bisogna per forza andare in sala pesi tot giorni a settimana e fare questo per raggiungere un determinato canone estetico, potrebbe essere una grande cantonata, perché la ricerca ci dice, e penso anche la tua esperienza e l'esperienza di tante altre persone, che a parità di tecnica esatta, tecnica adeguata e capacità di essere costanti, vince la costanza. Provo a riportartelo con un esempio e mi ci metto in mezzo io. Ok, io ho fatto tanti tipi di sport, in particolare ho fatto per tantissimi anni arti circensi, in particolare discipline aeree, quindi il trapezio, i tessuti, tutte quelle cose che si fanno appesi, crossfit, arrampicata sportiva, diciamo degli sport che tendenzialmente non vengono proprio reputati. Ecco, se tu vai da qualcuno e gli dici ok, voglio raggiungere questa forma fisica, di certo non è quello che ti vengono a dire. Ti vengono a dire vai in sala pesi, fai questo e quest'altro. Ma perché? Perché le persone che si occupano di estetica, quindi se tu vuoi raggiungere un risultato estetico, conoscono tendenzialmente la sala pesi e tendono ovviamente a portarti su un percorso in cui l'allenamento è semplicemente il mezzo per il fine. Molte persone che intraprendono un percorso del genere si rompono le scatole a stare in sala pesi, il risultato qual è? Che fanno esattamente quello che dovrebbero fare, l'allenamento ad hoc per il loro obiettivo, peccato che duri un mese. Io ho iniziato a fare sport più che altro per ragioni legate al piacere personale e al benessere. Studiavo tante ore al giorno, mi rendevo conto che ero molto giovane e mi sentivo già acciaccata per stare tante ore china sui libri. Ho iniziato a fare sport quando nella mia famiglia, per esempio, nessuno praticava sport, non avevo riferimenti, e questo da un lato è stata la mia fortuna, nel senso che ho avuto un approccio totalmente nuovo. Non c'era tutta questa cosa dei social, non c'era cosa è giusto, cosa non è giusto fare, quindi tu andavi, sentivi qualcosa che ti piaceva, provavi, eccetera. E ti assicuro, come puoi vedere anche dalle foto, che attraverso degli sport peculiari, quindi appunto l'allenamento di circo e allenamento a corpo libero, ho iniziato subito a fare kettlebell, comunque allenamenti funzionali, tra virgolette, ho raggiunto una forma fisica sicuramente che potrei definire buona attraverso ovviamente allenamento e un'alimentazione mirata. Ora, è normale che bisogna anche tenere conto dei fattori genetici, ma quello che sto cercando di dirti in questo video è che se ti senti inadeguata, se ti senti incoerente perché non ti piace andare in sala pesi e vorresti raggiungere degli obiettivi e non sai come fare perché le vie sembrano sempre tutte tracciate, sembra che tu debba trovare la tua in questi percorsi che sembrano essere stati scritti e formulati già a priori, forse semplicemente devi trovare ancora la tua strada.
la costanza è più importante della coerenza. Quindi, se tu inizi a cercare un tipo di sport che ti piaccia, se anche non trovi il tuo sport, ma vari, come per esempio è capitato a me, tra arrampicata, circo, crossfit, trekking, adoro l'equitazione, io ti assicuro che se tu ti appassioni a qualcosa o a più di una cosa e riesci ad essere costante nei tuoi allenamenti, avrai sicuramente più risultati di chi è coerente con un programma di allenamento che non gradisce e che finisce inevitabilmente per eseguire male o per un tempo non sufficiente, perché un allenamento in sala pesi ha bisogno non di una settimana, non di due, ma di mesi per produrre risultati. Anche tutto il resto, ovviamente, un corpo non si cambia dal giorno alla notte con nessun tipo di sport, ma sicuramente, appunto, se continui a praticare sport in tanti ambiti diversi, avrai un riscontro dal punto di vista emotivo, dal punto di vista della costanza nel tempo, dal punto di vista dell'autostima, da tanti punti di vista, sicuramente più positivo e più costante nel tempo rispetto a forzarti a fare qualcosa che non senti tuo. Ora, per capire se lo senti tuo o meno, ovviamente devi provare a farlo e ad essere costante nel farlo per un determinato periodo di tempo, ma se dopo uno o due mesi vedi che non ti piace, vedi che non riesci a farlo, vedi che non ti va ogni volta, vedi che ogni volta trovi una scusa nuova, a quel punto forse è il caso di provare qualcos'altro. Ovviamente, come dicevo all'inizio del video, bisogna cercare di formulare innanzitutto il proprio obiettivo e capire cosa siamo disposti a fare per raggiungerlo. E capire anche che non c'è per forza un bianco e nero, ma ci sono delle scale di grigio, ovvero se io voglio migliorare fisicamente ma non mi piace per esempio fare la sala pesi, se voglio diventare più forte ma non mi piace necessariamente l'ambiente del crossfit o del powerlifting, posso trovare delle vie di mezzo e adattarle al mio scopo. Per esempio, potresti provare magari trovare uno sport di base che ti piace. Può essere appunto l'arrampicata, la pole dance, il kite, il surf. Dico, vabbè, adesso magari queste sono cose più difficili da fare, però ecco, palestre dove si fa appunto arrampicata, pole dance, crossfit, discipline aeree, yoga, la ashtanga yoga per esempio non è uno sport, però sicuramente è un'attività fisica che, se fatto con costanza e puntando a migliorare, aiuta a migliorare appunto anche la composizione corporea. Calisthenics, tutti questi sport tra virgolette che vengono visti come alternativi, o anche semplicemente i kettlebell. Ci sono tantissimi programmi di kettlebell. Prima ancora che uscisse il crossfit, le persone appassionate di allenamento funzionale avranno sicuramente conosciuto i programmi di Pavel o di Oleg Kilika. Insomma, sicuramente è vero che se si ha un determinato tipo di obiettivo bisognerebbe formulare una strategia per ottenerlo, soprattutto per quel che riguarda obiettivi di natura estetica, adeguata. È ovvio che se tu vuoi mettere massa e vuoi diventare più forte non andrai a fare zumba, ma questo è purtroppo, ci sono diciamo dei limiti nel range di scelta che vanno accettati. Ma se ti piace la zumba, potresti per esempio scegliere di fare 2 giorni a settimana zumba e contemporaneamente cercare un programma di allenamento che sia abbastanza adatto, diciamo, al tuo modo di essere, che ti aiuti invece a mettere massa e diventare più forte. È normale che, appunto, bisogna avere un certo grado di tolleranza in certi contesti, perché se noi abbiamo un obiettivo e nessuna delle strategie disponibili fa per noi, forse dovremmo rivedere il nostro obiettivo. Insomma, è un po' come chi si vuole mettere a dieta e cerca la dieta perfetta che gli faccia mangiare tutto quello che vogliono, quando vogliono, senza limiti di qualità degli alimenti. Ecco, cioè, non funziona così, bisogna ovviamente cercare un compromesso, ma non è detto che il compromesso sia appunto quello che ti vogliono far credere. Quindi, che cosa ti voglio dire? La costanza nel tempo, nel fare attività fisica, è più importante della coerenza a breve termine. Sicuramente è importante formulare degli obiettivi. Gli obiettivi possono essere di natura estetica, possono essere invece riguardanti tutt'altro, quindi per esempio migliorare il proprio stato di salute, semplicemente perdere peso, oppure magari fare gare di qualche genere perché ti piace quel tipo di sport. Quindi chiarisci innanzitutto i tuoi obiettivi, trova quello che può essere il tuo miglior compromesso e non credere che sia necessariamente vero il fatto che
appunto la strada sia unica, e soprattutto prova su di te e prova con costanza e con coerenza a portare avanti un programma di allenamento per un certo periodo di tempo. Non ti fare ingannare da chi ti dice: ah, ma fai mille cose, ah, ma decidi qua di là. Nessuno dice che tu ti debba decidere. Io stessa non mi sono mai decisa. L'unica cosa che ho certa è che mi piace muovermi, che muovermi mi fa star bene, che mi piace allenarmi, che mi piacciono certi tipi di sport. Mi piacciono gli sport di resistenza, gli sport che per me sono una sfida, quelli dove devo imparare qualcosa e che ovviamente mi hanno portata anche ad avere degli ottimi risultati esterni. Spero di averti aiutato un pochino a capire che forse il fatto che tu non riesca a farti piacere la sala pesi o non ti trovi, diciamo, a tuo agio in nessun ambito in particolare possa non essere un difetto, ma possa addirittura essere la chiave del tuo successo per raggiungere il tuo obiettivo. Fammi sapere com'è andata, se ti va lascia nei commenti che sport ti appassiona, cosa fai, cosa hai fatto in passato. Ci vediamo al prossimo video.